Allora, questo brano che si intitola Gli Ignavi arriva dopo che noi siamo entrati nell'inferno, dopo che Dante ha oltrepassato la porta dell'inferno, dove ci sta quella scritta minacciosissima, e che avverte che quelli che hanno l'ardire di passare oltre si devono aspettare un posto molto pericoloso e triste e doloroso. E prima, diciamo, di assistere alle pene dei dannati veri e propri, lui scopre che i primi soggetti che si trova davanti sono, diciamo, delle anime che stanno da cani, urlano, piangono, strepitano, si lamentano, e chiede a Virgilio chi siano. A dire la verità, di qui in poi lo farà sempre, nel senso che parla tutte le volte con Virgilio per avere delle indicazioni, delle precisazioni su quello che ha davanti. E le prime anime che lui trova nell'inferno, a dire la verità, sarebbero fuori dall'inferno, perché ancora siamo nella parte che si chiama antinferno. E si chiamano ignavi. Oggi noi potremmo indicarli come anche pusillanimi. Sarebbero quelli che non hanno fatto né bene né male, nel senso che hanno passato la loro vita senza fare azioni criminali di rilievo, ma nemmeno utilizzando in modo positivo la loro vita per fare delle azioni buone. Quindi sono le persone forse più in assoluto lontane da uno come Dante, che era uno di quelli che si era impegnato talmente tanto per la società da essere uno di quelli che aveva avuto la sfortuna di essere mandato in esilio e passare metà della sua vita, la metà matura della sua vita, completamente in esilio, fino a morire in esilio, come sapete, a Ravenna nel 1321. E diciamo che gli ignavi, che sono questi disgraziati che sono morti senza aver fatto né bene né male, evidentemente a Dante proprio lo schifano profondamente, in quanto ne parla malissimo e li fa soffrire, anche se sono tecnicamente fuori dall'inferno, perché non si sono nemmeno meritati di essere puniti come, diciamo, dei dannati di serie A, hanno comunque una pena particolarmente brutale e schifosa. Sentite un po' cosa gli fa. E io, che avea d'error la testa cinta, dissi: maestro, che è quel chiodo? E che gente è che par nel duol si vinta? Il che è qualcosa di molto semplice. Io che avevo la testa come adornata, cioè avete presente Dante in tutte le immagini popolari, è adornato con una corona d'alloro. Cinto vorrebbe dire vestito, no? Quindi io che aveva la testa adornata di errore, cioè che non avevo capito nulla, potrebbe dire, dissi, e qui il verbo più adatto sarebbe forse chiesi, maestro, che è uno degli epiteti che lui rivolge di solito a Virgilio, che è quel che io sento? E che gente è quella che sembra così vinta, cioè così distrutta dal dolore? Chi sono questi disgraziati che stanno così male, urlano? Quindi stanno malissimo. Ed elle a me: questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. E questa sarebbe la definizione che io voglio sentire degli ignavi. Gli ignavi sono quelli che hanno vissuto il loro tempo mortale, quelli che hanno passato una vita senza infamia e senza lodo, e non hanno fatto né bene né male. Non sono degni né di lode né di biasimo. Quindi lui gli dice: questo modo misero, cioè misero, la miseria, no, è uno stato sconsolante, tengono le triste anime di quelli che hanno vissuto senza infamia e senza lodo. E poi gli dice: mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fu fedele a Dio, ma per sé fuoro. E poi gli dice: non solo sono esseri umani morti, sole anime, ma sono mischiate
a quel coro cattivo degli angeli che non sono stati ribelli a Dio insieme a Lucifero e poi tutti quegli angeli che hanno seguito Lucifero contro Dio sono finiti nell'inferno, sono diventati diavoli, demoni, no? E nemmeno fedeli a Dio ma per sé fuori, cioè quelli che non presero posizione. Gli ignavi sono quelli che non prendono posizione, il che dal punto di vista di Dante, come vi ho detto, è una colpa abbastanza grave, ecco, perché chi non prende posizione non lo fa nemmeno quando accadono cose brutte e quindi fa sì che le cose brutte accadano senz'altro. Andiamo avanti. Caccianli i cieli per non essere membelli. Nello profondo inferno li riceve, qualcuna gloria i rei avrebbero delli. E così finisce la risposta di Virgilio. La risposta di Virgilio quindi è, la dicevo, i cieli caccianli i cieli per non essere membelli. Nello profondo inferno li riceve, qualcuna gloria i rei avrebbero delli. Non è facilissima come terzina questa. Allora, perché c'è questa inversione fantastica e molto poetica del caccianli, che vorrebbe dire li cacciano i cieli per non essere membelli. Quindi non vogliono i cieli, cioè il paradiso, non vuole avere questa gente o questi angeli perché lo sciuperebbe. Questa gente non ci può stare. Nello profondo inferno li riceve e nemmeno l'inferno vero e proprio li vuole avere gli ignavi, perché i rei, cioè i colpevoli, rei senza Y, se no sarebbe chi sapete voi, avrebbero delli, cioè vorrebbe dire nessuna gloria i colpevoli avrebbero di contare anche gli ignavi, perché gli ignavi non sono veri cattivi, non sono veri criminali, sono delle persone amorfe che non fanno né bene né male, non fanno nulla, che è uno dei mali della nostra società, tra parentesi. Secondo me la nostra società a Dante non gli garberebbe per niente, perché quasi tutti guardano sempre da un'altra parte. Sentite cosa gli dice Dante. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fa sì forte? Rispose, dicerolti molto breve. E Dante chiede ancora, maestro, cos'è tanto pesante per loro da sopportare, no? Che li fa lamentare in questo modo così forte, rumoroso? E lui dice, te lo dicerò, anche questo, vedete, ha fatto lo stesso giochino, dicerolti, vorrebbe dire, te lo dirò, però sentite com'è più poetico scritto così, dicerolti, te lo dirò brevissimamente. Questi non hanno speranza di morte e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. E gli risponde, questi, cioè gli ignavi, di loro si parla, non hanno speranza di morte, non hanno la speranza di morire, non possono morire. E la lor cieca vita, cioè la loro vita senza luce, la luce, si è detto fin dal primo canto, è una metafora di retta via, arrivare a vedere Dio, il cammino del giusto, insomma, la retta via. È tanto bassa, cioè è tanto giù di prospettiva morale, che invidiosi sono d'ogni altra sorte, gli piacerebbe qualunque cosa pur di non essere lì. E questi sono quelli che stanno appena dopo la porta dell'inferno, quando l'inferno non è ancora nemmeno iniziato, nell'antinferno. Non sono nemmeno dannati veri e propri, no? Come dire che Dante li ha messi proprio in un posto che non è nemmeno tanto grave, perché non sono né carne né pesce, non sono stati né bravi a essere buoni né a essere cattivi. Fama di lor, il mondo esser non lassa. Misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniamo di lor, ma guarda e passa. E finisce per parlare di loro in questo modo abbastanza, diciamo, triste. Il mondo
non lascia fama, cioè notizia, di loro. Cioè loro non li ricorda nessuno. Uno che è stato cattivissimo, pensate che ne so a Hitler, se lo ricordano tutti come esempio negativo. Oppure uno che è stato bravissimo, come Gandhi, San Francesco, o qualunque persona positiva, se le ricordano tutti. Che ne so, nei giorni passati, mi pare di avervi, proprio ieri vi ho ricordato Nelson Mandela. Nelson Mandela è un personaggio positivo, se lo ricordano tutti. Misericordia e giustizia li sdegna, cioè gli ignavi doti come la misericordia e la giustizia li sdegna, cioè non li considera. E poi lui dice, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Come dire, non stiamo a parlare di questi sfigati, di queste personucce, ma guardali e andiamo oltre. Pensate che questo verso è diventato così famoso che può essere citato come citazione illustre tutte le volte che si parla di qualcosa che non è importante. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. E io che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente che non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Ma Dante ce lo dice lo stesso, perché ci ha incuriosito, c'è la suspense. Ma a questi disgraziati che urlano così tanto, ma per cosa urlano? Non siete curiosi di saperlo? Io sì, sono curioso di dirvelo. E io che riguardai, sicché lui fa come gli ha detto il suo maestro, Virgilio, li guarda e ci racconta qual è la pena che comunque loro devono subire, che è una pena schifosissima. Vidi un'insegna che girando correa tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. Non è facile, però si può intuire. La insegna è una bandiera. La bandiera, ragazzi, è un simbolo. È un simbolo di un'idea, una patria, un motivo per combattere. Quando ci sono gli eserciti che sono schierati per combattere tra loro, c'hanno le insegne, c'hanno le bandiere che rappresentano i paesi che si stanno scontrando. L'insegna quindi è il simbolo di un'idea. E questi tizi, gli ignavi, non hanno mai creduto in nessuna idea, non hanno mai difeso nulla, non hanno creduto in nulla. Quindi la loro pena ha a che fare con una bandiera, ed è una bandiera che girando correa si ratta, è una bandiera che corre, una bandiera che corre, una bandiera animata, corre e non sta mai ferma, d'ogni posa mi parea indegna, non è capace di fermarsi mai, è una bandiera che corre continuamente. E dietro le venia si lunga tratta di gente, quindi è un gruppo di gente che io non avrei mai creduto che morte tanta n'avesse disfatta, non avrei mai creduto che tutta la moltitudine che corre dietro a quella bandiera fosse morta. Non, è una massa di gente talmente grande da chiedersi come hanno fatto a morire tutte queste persone, ce ne siamo accorti. E poi ci dice, poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. E qui lui sta parlando di un tizio che aveva fatto qualcosa che ha deluso profondamente Dante, e lui non ci dice esattamente cosa ha fatto, perché è una cosa che il lettore deve capire da sé. Io chiaramente ve lo spiego. Dopo che io vi ebbi riconosciuto qualcuno in questo gruppo che corre dietro la bandiera animata velocissima, una bandiera che corre come Bolt, per capirsi, vidi e conobbi l'ombra di colui, l'ombra sarebbe l'anima, no? Che fece per viltà il gran rifiuto. Chi è che ha fatto questo grande rifiuto? Era un papa. Papa Celestino V abbandonò la carica papale a favore di un successore, evidentemente. E Dante lo ricorda senza dire nome e cognome, e in un certo senso lo fa passare ancora di più da ignavo, da pusillanime. Incontanente, intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi
a Dio spiacenti e a nemici sui. E lui poi dopo dice, subito, in modo diciamo istantaneo, ho capito che questa era la setta di quei tizi negativi, dei cattivi, che non piacevano a Dio e nemmeno a diavoli. I nemici di sui sarebbero i nemici di Dio, cioè i diavoli. E ora ci dice cosa gli succede a questa gente. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da moscone e da pesche e da vespe che erano ivi. Sentite cosa gli succede. Allora, sono tutti nudi. Questi sciagurati, che mai non fur vivi, vuol dire che anche quando erano vivi e respiravano, era come se fossero morti, perché non prendevano posizione. Erano nudi e stimolati, cioè colpiti molto, da mosconi e da vespe che erano ivi. Gli insetti più fastidiosi che pizzicano, che mordono, che iniettano veleno e fanno male. Sentite come va avanti. Elle rigavano lor di sangue il volto, che mischiato di lacrime a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. Che schifo, è una cosa che non si può sentire. Tutte questi mosconi e queste api pinzano le anime, gli fanno praticamente uscire il sangue, e il sangue cola mischiato alle lacrime delle loro sofferenze. Loro stanno sempre a piangere e si lamentano, e tutta questa brodaglia di sangue e lacrime casca sul terreno, dove viene preso da vermi, che sono delle creature abbastanza immonde. Dante le usa perché fanno schifo. Ecco, e poi dopo va avanti e Dante chiede altro al suo maestro. Però l'avventura è particolarmente significativa, perché ci fa vedere in modo abbastanza evidente che gli ignavi, proprio nel non aver mai deciso di fare qualcosa di positivo o di negativo, proprio perché non hanno mai deciso di credere in qualcosa, a Dante fanno veramente schifo, cioè lui ha proprio il massimo disprezzo per loro. Non sono degni di stare né in paradiso né, e nemmeno nell'inferno. Non sono buoni proprio a nulla. E la pena che lui decide per loro, che è la prima pena che noi si vede all'interno dell'inferno, è una pena cattivissima, una pena anche umiliante dal punto di vista figurativo. Sono punti corrono sempre, quindi fanno fatica, corrono dietro all'idea a cui non hanno mai corso dietro nella vita per l'eternità, piangono e perdono sangue per le punture di questi insetti fastidiosi e alimentano i vermi che stanno per terra. Una cosa raccapricciante, ma anche tremendamente divertente come idea, perché è completamente partorita dalla mente di Dante. Cioè Dante si è immaginato una pena così. Immaginatevi cosa arriverà nel prosieguo dell'inferno. Arriveremo a un certo punto in cui voi tutti rimarrete aperti, rimarrete a bocca aperta, quando ci dirà, addirittura utilizzerà una delle cose più basse che potrebbe venirvi in mente e che non vi aspettereste mai di trovare all'interno della Divina Commedia. Ma questo arriverà nel Canto dei Diavoli. Per adesso io mi fermo qui.